Ciao ragazzi, benvenuti, qui è la tipa che disegna, illustratrice, concept artist, papapero, papapero, papapero. Ho detto per la prima volta papapero forse in un video, di solito io lo dico un sacco. Comunque, questo video è un po' complesso da fare. Partiamo da lontano. Allora, mentre ero in Inghilterra a lavorare come concept artist in un'azienda l'anno scorso, più o meno un anno fa, d'estate, ho avuto una crisi esistenziale. Ho detto: oddio, se morissi domani, cosa vorrei fare? E la cosa che mi è venuta in mente è, non era lavorare in azienda come concept artist. E voi direte: ma che cazzo di domanda è? Perché stavi pensando al fatto che morirai domani? Non sei morta il giorno dopo. Lo so, però stavo pensando molto al fatto di cosa vorrei fare prima di morire. Voi direte: perché? Io vi rispondo: per il Covid, perché ho panicato per il Covid, ok? Sono sincera, ho panicato. Ero da sola in un paese straniero e senza nessuno praticamente, e ho panicato per il Covid. Mi sono fatta prendere da un sacco di paure e ho avuto tempo di stare da sola con la mia testa, e che mi ha fatto venire una crisi esistenziale. E quello che ho capito è che volevo scrivere un libro illustrato. volevo mettermi lì e fare un'ambientazione. Un'ambientazione tipo quelle di Dungeons and Dragons, Forgotten Realms, Eberron, però senza regolamento perché non so fare i regolamenti. Volevo fare un'ambientazione di geografia inventata. Mi sono basata leggermente sulla mitologia greca, nelle nomenclature, nella lingua un po', nel bestiario, nelle razze, però è anche un po' nelle religioni, però è proprio labile, il nesso ovviamente. Però volevo farlo e ho detto: facciamolo! Quando sono tornata, c'era anche quella ragione lì, però non era la ragione principale per cui sono tornata. Era un libro che io sapevo che non sarebbe stato monetizzabile nel breve termine. Era un libro che volevo fare semplicemente per me stessa, perché volevo un'ambientazione su cui costruire le mie storie, volevo scrivere una cazzo di ambientazione perché mi divertiva. Volevo mettere in campo tutte quelle robe su cui mi sono fissata nel corso degli anni, come la politica, l'economia, il relativismo. Oddio, che sentite la mia voce che si comincia a craccare per la vergogna, no? Perché in questo momento io provo parecchia vergogna. Ma the show must go on. Quindi ho detto: ok, voglio fare questo libro, e mi eccitava tutto riguardo al libro, il fatto di scriverlo, il fatto di fare delle illustrazioni, il fatto di imparare a impaginarlo, perché non sapevo impaginare, non lo so tuttora, infatti ho impaginato da culo, però l'unico obiettivo che avevo era finire quel cazzo di libro. Allora, io voglio fare un libro, non mi frega che sia bello, non mi frega che sia brutto, non mi frega che non sia pubblicato da nessuna parte. Cioè, in realtà sì, all'inizio avevo idea di pubblicarlo su Amazon, però ho avuto un po' di difficoltà a pubblicarlo su Amazon, più che altro con me stessa, perché non è una cosa che è ancora pubblicabile. L'ho finito, ma è uno stadio che non è ancora pubblicabile a pagamento di sicuro. Fatto sta che ho detto: va benissimo, se verrà male, se sarà scritto male, se verrà impaginato male, se i disegni saranno brutti, però lo voglio fare. Mi ero data delle premesse di stile che ho tradito completamente. All'inizio mi sono detta: ok, voglio studiarmi uno stile e voglio utilizzare solo quello. Però il problema è che a un certo punto ho cominciato a sperimentare tantissimo, volevo solo fare sketch, cioè non volevo finire niente, quindi continuavo a fare sketch di diversi stili, lì veramente lavorare in uno studio di concept art mi ha rovinato, perché ho lavorato con troppi stili e ho perso me stessa e li faccio tutti male, quindi sono andata... sono andata in...
panico perché non mi venivano le cose, cioè non mi venivano le illustrazioni, non riuscivo a finire le illustrazioni, continuavo a rifarle, ma le rifacevo soltanto in forma di sketch, stavo cercando di uscire dalla mia comfort zone, ma saltavo i passaggi, facevo dei casini pazzeschi, insomma... vabbè, le vedrete voi le illustrazioni, ok? Mi giudicherete, va benissimo. Giudicatemi, va bene? Meglio, ok? Tanto mi sono già data dei giudizi abbastanza negativi da sola. E quindi niente, le illustrazioni sono venute malissimo. Tutte le premesse che mi ero data, ovvero non importa quello che succede, sono andata a ramengo, nel senso che a un certo punto, quando ho cominciato a vedere che stava andando tutto male, che l'avevo scritto male, che l'avevo impaginato male, che illustrazioni facevano cagare, ho cominciato a panicare, cioè a sentire un sacco di vergogna, ad avere un sacco di giudizi negativi verso di me. E giudizi negativi che addirittura erano del tipo: ma perché ti sei divertita così tanto all'inizio? E perché eri così sicura che stava andando tutto bene, quando invece avresti dovuto accorgertene in quel momento che stava andando tutto male e che stavi fallendo miseramente. È un giudizio che non ha senso, perché ovviamente se fai una cosa per la prima volta, molto probabilmente la farai male. Cioè, abbastanza ovvio. Però quello che stavo sottovalutando quando avevo questo tipo di pensieri è tutta la mole di cose che ho imparato, sia sull'autogestione, sia sull'organizzazione, sull'impaginazione, anche se ho impaginato male perché era la prima volta che stavo cominciando a utilizzare InDesign e ho imparato un sacco di cose, sugli errori, letteralmente, cioè quante cose ho imparato fallendo su questo libro illustrato. Quasi molti dei video che ho fatto sono cose che ho imparato dai fallimenti che ho fatto su quel libro, altre cose che ho imparato e che poi ho applicato sul lavoro riguardo i limiti di tempo e i time boxing, erano tutte cose che avevo sperimentato soprattutto e prima di tutto sul libro, quindi in realtà ho imparato tantissimo, anche se adesso lo troverete in descrizione, cioè lo metto su Google Drive, è guardabile, potete guardarlo, potete giudicarlo, potete darmi consigli, vi prego. Ovviamente è ancora una bozza, devo riorganizzare non solo tutto il libro, ma devo capire come andare avanti, cosa voglio che questo libro diventi e come posso organizzare le illustrazioni, perché appunto se una cosa che ho imparato è che a questo punto devo pianificare bene come rendere i miei obiettivi riguardo lo stile, le tempistiche e gli scopi in generale rimangano costanti e non cambi idea di continuo, perché quando vedo che le cose non mi vengono comincio a panicare e a dire: oddio, come faccio? Sta venendo tutto male, allora devo cambiare stile, allora devo darmi un sacco di tempo in più, rimandare continuamente la deadline. Ecco, tutte queste cose qui ci devo lavorare sopra per capire come fare. Ed è soprattutto un progetto che ho fatto praticamente unicamente da sola. Ringrazio molto i miei amici, la Claudia e Andrea, che me l'hanno riletto, mi hanno dato una grande mano dandomi un sacco di critiche utilissime per metterla a posto. Quindi li ringrazio davvero. A un certo punto, nel cercare di metterla a posto di continuo, ho sentito così tanta vergogna e ho sentito così tanta paura e rabbia verso me stessa e paura verso il fatto che prima o poi l'avrei dovuto buttare fuori, e quindi probabilmente avevo paura più dei giudizi, avevo paura del calvario interiore a cui sarei andata incontro vedendo un sacco di giudizi negativi e di critiche negative, cosa che mi è successa nel corso di tutto il libro, perché io ho fatto vedere il libro a un po' di persone e me l'hanno smontato completamente e non riuscivo a processare quanto venissi ferita ogni volta
da tutto questo cercare di mettere a posto. Ma sapete una cosa? Ne valsa la pena, ne valsa la pena. Sono andata attraverso un calvario emotivo e in realtà si impara anche andando attraverso i calvari emotivi. Cioè, perché essere felici tutto il tempo? Cioè, la vita è troppo breve, si soffre comunque. Quindi tanto vale che impariamo come raggiungere i nostri obiettivi anche soffrendo, anche provando un sacco di cose che non vogliamo provare, tipo vergogna, rabbia, cazzatura verso se stessi, stress, tanto stress, sì, va bene. Ok, adesso sembra che non vada bene perché sono tipo lì che mi sto rassicurando, però questo non è un video facile per me in realtà. Ho provato a farlo tantissime domeniche, cioè no, in realtà è la prima volta che cerco di farlo, però mi ero data l'obiettivo di farlo ogni settimana, ma rimandavo ogni volta, cioè praticamente ho procrastinato questo video per tantissimo tempo, però era necessario per la mia pace interiore, quindi è un video che faccio soprattutto per me stessa. Cioè, sarebbe bello che questo fosse stato un TED Talk e io fossi partita da una premessa, poi una tesi, poi un'antitesi, con una morale spaziale, con... Invece no, perché non sono capace di fare i TED Talk, non sono capace di parlare, quindi semplicemente quello che posso dire è che a questo punto tutti possiamo metterci a fare libri di illustrazione. Cioè, letteralmente, le uniche cose che ci frenano sono le paure di fallire, sono le nostre narrative interiori, sono il nostro disprezzo per il lavoro che facciamo, che c'è, nel senso osserviamolo, però possiamo poi trovare delle risorse, trovare dei modi per lavorarci su tutte queste cose che proviamo e tutte queste paure che abbiamo. Quindi alla fine, cioè, è tutto dentro la nostra testa. Cioè, cosa succede se una persona dice questo libro fa schifo? Niente, che se veramente la cosa ti importa, se veramente ti importa di scrivere, di fare storie, di fare illustrazioni, dirai ok, va bene, fa schifo, migliorerò la prossima volta, lo rifarò finché non è migliore. Questo direi che è l'unica cosa che possiamo dirci. Oppure possiamo arrenderci. Anche quello è una cosa che possiamo fare, possiamo arrenderci e dire ok, è venuta una merda, basta, non farò più mai niente. Però dopo dovremo vivere ovviamente con il rimpianto e soprattutto non è detto che prima o poi non abbiamo di nuovo una crisi esistenziale che ci dica oddio, tutte quelle cose che volevi fare non le hai fatte, perché non ti metti a farle? E quindi cominciamo a avere tutta una serie di cose, tipo l'ansia da tempo perso, oddio, ho sprecato la mia vita giocando ai videogiochi o cazzeggiando e invece avrei dovuto lavorare a tutti quei progetti che avevo in mente e non ho mai fatto. Bene, eccoci sulla via del lavorare su tutte le cose che potrebbero portarci rimpianti. Ce la faccio a parlare. Quando avremo 80 anni? Cioè, io quello che penso sempre è ok, quando avrò 80 anni, cosa penserò di me stessa e cerco di fare tutte le cose che mi fanno pensare che a 80 anni sarò soddisfatta della mia vita e non guarderò indietro pensando oddio, ho passato tantissimo tempo a giocare a The Sims perché non avevo il coraggio di fare nient'altro. Quindi questa è la morale della storia. Non giocate a The Sims. Va bene, trovate il libro in descrizione, ciao. Domani dovrò anche girare un video sulla mia disastrosa internship a Berlino. Proprio direi che questo potrebbe essere chiamato il weekend della vergogna, tipo la strada della vergogna, come quando Cersei in Game of Thrones viene rincorsa, viene inseguita da quella suora, quella setta che agita la campana e dice shame, shame, shame. Ecco, questa è la mia strada della vergogna. Percorriamola, sì, che bello, yeah, ciao.